capitolo ventesimo di Giovanni è tutta una pedagogia del vedere per credere. Cioè tu per credere hai bisogno di segni. Se non hai segni che metti insieme con la ragione, non puoi credere. Concilio Vaticano I, che è il concilio che parlò della fede e della ragione, disse specificamente che perché, diciamo, la fede fosse conforme alla ragione, proprio letteralmente, conforme, Dio ha voluto dare prove certe, quali i miracoli e le profezie, affinché anche le intelligenze normali, senza bisogno di essere degli cosi, potessero comprendere, potessero capire. Però il capire è fondamentale. Nella accezione di Sant'Agostino ci sono due aforismi che vanno insieme. Intelligo ut credam, cioè no, il primo è credo ut intelligam, io credo per poter capire, ma capisco per poter credere, perché se non capisco non, la mia non è fede, è fideismo. Perché io quando ero bambino credevo anche a Babbo Natale, ma non c'erano le motivazioni razionali per crederci, no? Quindi il capitolo 20, ventesimo di Giovanni, si apre con tutta questa educazione che poi dopo spiegherà Fabio, di Giovanni, che è vide e credette, e la traduzione sbagliata è la traduzione che riguarda Tommaso, perché ora nel lezionario è giusta, ma allora noi siamo cresciuti con una traduzione assurda. Beato te, perché hai perché hai visto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Invece non è così. La traduzione attuale, grazie a Dio, è giusta e dice perché hai visto, Tommaso, hai creduto, beato quelli, e si riferisce a Pietro e Giacomo e a Giovanni, che pur non avendomi visto, tra virgolette ancora, perché mi hanno visto nel pomeriggio, avevano creduto. Ma perché avevano creduto? Perché avevano visto alcune cose, appunto, nel sepolcro, di cui poi Fabio ci parlerà, che sono stati sufficienti per la loro ragione far 2 più 2 uguale a 4 e giungere alla certezza che Cristo fosse risorto, anche se dovranno attendere il pomeriggio di quel giorno, il 9 aprile nell'anno 30, per verificare quanto con la ragione avevano già capito. Ecco, questo è il significato profondo di questo incontro. Poi dopo ci sono tanti risvolti del mistero dell'uomo e della sindone, però questo è quello che soprattutto ci muove in questo momento. Grazie Don Giuseppe, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Allora, che la CEI abbia fatto una traduzione pessima lo dici perché è andato via il vescovo? No. Se c'era... Lo dicevamo diventato il vescovo, non ti preoccupare. Benissimo, perfetto. Detto questo, parto con una domanda diretta. Ma Gesù Cristo è risorto veramente? Sicuri? O è un racconto romanzato? Chi è stato alla messa stasera? La lettura del Vangelo, quale... Chi è stato alla messa stasera? No? Qual è stata la lettura del... Come è iniziato il Vangelo di oggi? Secondo? Matteo. Come è iniziato? No, il prete non vale. Non era il sacerdote cubano? Bene, no, mi sono confuso, grazie signora. È nel Vangelo secondo Matteo, che lettura abbiamo fatto oggi? All'origine di Gesù Cristo. Ah,
genealogia di Gesù Cristo, è nato qua, qua. Qualcuno di voi non lo neghi, ha pensato, ma che roba è sta roba? Figlio di quello, di papà, di nonno. Il vescovo l'ha spiegato nell'intervento che è, non so se avete prestato attenzione, è un modo, perché le genealogie, che tra l'altro sono non in tutti i Vangeli, ce l'abbiamo in Matteo e in Luca, non gli altri. Tra l'altro Matteo, diciamo, è discendente, Luca è ascendente, ma non ci interessa oggi, non siamo il biblico di Roma che ha cambiato sede, insomma. Che cosa serve la genealogia, leggere la genealogia di Gesù? Tra le varie sfaccettature, oggi non scendo su quelle del 14, figlio di Davide, è che Gesù è storia. Gesù è storia, Gesù è vero uomo incarnato e vissuto. E ci sono i documenti chiaramente di Flavio, Giuseppe, piuttosto che Seneca e altre documentazioni, ma anche lo stesso Vangelo ci tiene, anche riferendo alla genealogia, incardinare Gesù nella storia. Sei arrabbiato, Gesù? Ho detto qualcosa di sbagliato, no? Il vescovo ha parlato a un certo punto di storia della salvezza. Quindi la genealogia serve per veicolare il fatto che Gesù è teologia, diciamo così, ma storia. Tutti e due gli aspetti sono necessari e l'uno non deve escludere l'altro e non esclude l'altro. Perché se la nostra fede fosse solo teologia, diciamo così, sarebbe ideologia. Per semplificarla sarebbe un romanzo. Insomma, Promessi Sposi, insomma, raccontino Heidi, quello che vede mio figlio, insomma, la stessa cosa. Tra l'altro io non sono un prete, sono un padre, ma di due figli. Bene, perché tante volte mi confondono da un padre. No, padre sì, ma di due figli, quindi hanno superato anche questo ostacolo. Se invece la nostra fede fosse solo storia, non avrebbe quel respiro salvifico e divino che mancherebbe ad un racconto meramente storico. Quindi tutto quello che leggiamo nei Vangeli, compresa la persona stessa di Gesù Cristo, va letta e approcciata tanto quanto storia, tanto quanto teologia. In gergo tecnico si dice kerygma. Quindi e storia e kerygma, tutte e due. Quello che cercheremo di fare oggi è partire dalla sindone per cercare di arrivare all'acme del nostro discorso, a toccare in maniera molto tenue i due versetti, diciamo, centrali di Giovanni capitolo 20, che sarebbero i versetti 6 e 7, dove c'è la traccia della risurrezione in quanto storia. Perché molto spesso a Pasqua, spero che tu non faccia una predica del genere, ma tanti preti dicono Pasqua è festeggiamo la rinascita morale, spirituale, tutti noi possiamo recuperare da un infortunio, venire fuori da un momento buio. No! Pasqua, primo Gesù è risorto, veramente. Poi c'è l'aspetto secondario, tra le righe del risorgere in senso filosofico, ideologico, ma se non partiamo da lì, abbiamo fatto la sagra stasera, andate, non c'è senso stare qui. Quindi è un po' questo l'approccio che cerchiamo di fare oggi, è verificare effettivamente come le tracce di Gesù storico sono presenti nei Vangeli ed è bene che si tocchino e valutino anche in questo senso qui. Ultima due premesse. La prima è l'incontro sarà articolato in due parti, di cui la prima saranno due quadri. Il terzo è il quadro, diciamo, della risurrezione più in senso stretto. La prima parte sarà incardinata con la descrizione generale della sindone e la descrizione della sindone è inquadrata all'interno del tema della passione di Gesù Cristo. La seconda parte è, diciamo, inquadrare la sindone in un contesto più pienamente della Settimana Santa, quindi toccare anche l'aspetto del Giovedì Santo e quindi arrivare allo sviluppo della
della risurrezione. Chiaramente saremo molto leggeri perché non potrò dire tutto stasera, è impossibile. Ci sono i corsi universitari e non bastano neanche quelli, figuriamoci se io in un'oretta e un quarto vi dico tutto. Qualora voi lo vogliate, io piuttosto che portare dei libri alle conferenze ho preferito optare per un'altra scelta. Ho delle chiavette USB che dentro ci sono i contenuti, cioè sono i tre contenuti, tre blocchi che stasera svilupperò, ma chiaramente sono in maniera molto più approfondita. Quindi quello che dico stasera è da 1 a 10, 2, qui dentro trovate 10. E c'ho le chiavettine che descrivono la parte generale, la parte della passione e la parte della risurrezione. Quindi qualora voi lo vogliate, alla fine dell'incontro devo chiedervi con molta vergogna un piccolo contributo, perché ho pagato anch'io, sarebbero 5 euro a chiavettina. Comunque se a qualcuno non piace il contenuto lo cancella e ci mette dentro quello che vuole, è una chiavetta USB normale, insomma 5 euro la trovate anche al supermercato. Comunque era giusto per descrivere un po' quanto tutto il background. Io direi che possiamo anche partire, visto che avete finito anche di sbocconcellare quella. Io vengo dalle Marche, non so se l'accento si sente, ma io sono marchigiano, voi siete ferraresi, c'è una difficoltà di accento. Però possiamo procedere allora. Le luci vanno bene così, quindi concentrate. Ho la prima precomprensione, significa ma questo ci crede o no? Per dirla, allora per me, in base tanto alla mia fede quanto agli studi che ho fatto, per me la sindone è l'autentico lenzuolo che ha coperto il corpo di Gesù dentro il sepolcro. Detto ciò, è bene che la mia precomprensione sia risaputa a voi, ma non vi deve coinvolgere, nel senso io cercherò di improntare la conferenza con un aspetto tecnico. Quindi quando è bene menzionare Gesù lo menzionerò, quando è bene rimanere sul probabile, possibile, eccetera, io sarò rispettoso di questo canone, se non lo fossi me lo segnali qualcuno, perché è bene che voi sentiate oggi delle nozioni corrette, non manipolate, e poi vi facciate voi un'idea di quello che è in base a quello che io vi riferisco in maniera, io ci provo, neutra, diciamo così. Quindi basta, ho già fatto mezza conferenza, possiamo procedere. Allora, partiamo con il primo blocco, che è un blocco generale. La sindone si trova a Torino, all'interno del Duomo, ed è custodita, riposta in una teca protettiva altamente tecnologica. Allora io mi sono fatto una traccia, perché se non leggessi qualcosina finiremmo domani mattina alle 6. Su questa slide potremmo starci mezz'ora solo per descrivere le caratteristiche della teca, ma non ve le dico, se volete o nella chiavetta ve le trovate su internet. Una teca altamente tecnologica per proteggere la sindone. Chiaramente i motivi li potete ben intuire, ma non approfondiamo stasera, non ce la facciamo. La parola sindone viene dal greco e significa lenzuolo. La sindone misura 442 cm per 113 cm. Lo spessore del telo è di circa un terzo di millimetro. Sulla sindone ci sono gravi tracce di bruciature. Un incendio avvenuto nel 1532, infatti, provocò notevoli danni al telo, il quale è rimasto segnato da fori di bruciatura e da due evidenti linee carbonizzate. Lungo queste linee carbonizzate ci sono anche tracce dovute all'acqua, acqua con la quale venne fronteggiato l'incendio del 1532, così come tracce dovute all'acqua sono le ampie gore che si notano in altre aree della sindone, gore probabilmente dovute ad un'altra azione di assorbimento da parte del telo. Chiaramente mi sono limitato ad evidenziare solamente due punti, altrimenti avrei imbrattato tutta quanta la slide. Quindi sulla sindone c'è traccia di fuoco e acqua. Ci sono poi altre bruciature, le cosiddette bruciature a L, vedete i puntini che sembrano delineare una L, che sono precedenti all'incendio del 1532.
verosimilmente provocate da qualche contatto con materiale incandescente o colatura di esso. Ricordiamocele bene perché tra poco le ritroveremo. L'analisi dell'uomo della sindone, ovvero della figura umana impressa sul telo, di cui abbiamo l'impronta frontale a sinistra e dorsale a destra, ci consente di notare, adesso vedete da sinistra a destra, ferita da chiodo sul dorso del piede destro, ferita da chiodo al polso sinistro, ferita da lancia al costato, ferite dovute a un casco, non una corona. Oggi abbiamo visto una conferenza bellissima sui crocifissi, tutti con la coroncina, insomma, serto. Qui ci sono ferite dovute a un casco di spine sulla testa. Colpi di flagello fortemente evidenti su tutta la parte dorsale e presenti anche su quella frontale. Quindi è stato flagellato? Escoriazioni alle spalle dovute al trasporto del patibulum. Useremo dei termini tecnici stasera. Cos'è il patibulum? È il termine latino col quale si indicava la trave orizzontale della croce. Colata di sangue nella zona lombare, ferita da chiodo sulla pianta del piede destro. Insomma, qui il nome non lo diciamo di chi è quest'uomo della sindone, però insomma, orientativamente corrisponde a qualcosina? Domanda non retorica, domanda, basta. Sulla sindone ci sono tracce di pollini, tra cui quelli dello Zygophyllum dumosum, che cresce soltanto in Israele, nel sud di Israele, in Giordania occidentale e al Sinai. La sindone compare in Francia circa a metà del XIV secolo ed era nel possesso di un cavaliere crociato chiamato Jouffroy de Charny. Dopo circa 100 anni la sindone passa in mano alla famiglia Savoia. Negli anni 80 del Novecento la sindone viene donata al Papa. Nel 1898 la sindone viene fotografata e si scopre che l'immagine si comporta come un negativo fotografico. Il volto dell'uomo della sindone viene a manifestarsi con estrema chiarezza. Nel 1978 vengono fatte numerose analisi scientifiche sulla sindone, dalle quali è risultato che, e leggo un virgolettato della scienza, non del bigottino con la precomprensione che la sindone sia il telo di Gesù Cristo. La scienza, dopo che ha analizzato la sindone, ha detto: l'immagine della sindone è quella di una vera forma umana di un uomo flagellato e crocifisso. Non è il prodotto di un artista. L'immagine sindonica ha caratteristiche tridimensionali. L'analisi dei tratti dell'uomo della sindone mette in rilievo come egli avesse circa tra i 30 e i 40 anni e fosse alto circa tra i 175 e i 180 centimetri. Nel 1988, questa la sapete tutti, insomma, l'analisi scientifica del radiocarbonio, ovvero il metodo del carbonio 14, dopo aver prelevato un campione della sindone, affermò: c'è qualche scienziata in sala? La scienza non afferma. La scienza dice: ad oggi, allo stato attuale degli studi, con alta probabilità e tutte queste circonlocuzioni, quindi il condizionale è, perché la scienza è così, proprio perché è continuamente in discussione, la scienza non afferma. Qui è stato affermato, lo vedete, il punto esclamativo non fa parte della scienza. Già questo è sinonimo che c'è qualcosa di strano. Però andiamo avanti.
Cosa ha affermato l'analisi del radiocarbonio del 1988? Ha affermato che il telo risaliva ad una data tra il 1260 e il 1390. Tuttavia, questa datazione fu da subito contestata, anche se purtroppo oggi nessuno conosce la sindone, ma quando senti sindone dice: ah, radiocarbonio 1988, sanno solo quello, perché passa il discorso. Lo vediamo anche noi nel nostro quotidiano, quando devono passare certi messaggi, non passa la verità, passa quello che deve passare, e nella sindone è passato quello, giusto? Tuttavia questa datazione fu da subito contestata, anche per il fatto che il campione prelevato non era adatto per essere sottoposto a questa specifica analisi. E proprio ultimamente, nel 2019, sono state fornite e depositate decisive documentazioni che attestano che l'analisi a radiocarbonio della sindone non è attendibile. Pubblicato su Archeometry, rivista di Oxford, rivista certificata scientifica, i dati del radiocarbonio non sono attendibili. Il fatto che la sindone sia un reperto di origine medievale, quindi, così come frettolosamente e direi prepotentemente affermato dal metodo del carbonio 14, non è acquisibile come dato certo. Ci sono tra l'altro altri metodi di analisi scientifiche che fanno risalire la sindone attorno al primo secolo dopo Cristo, collocandola quindi come contemporanea al periodo storico in cui visse, io non l'ho detto, Gesù di Nazareth, l'ho detto, bene? Recentissimo poi, parliamo di aprile 2022, l'articolo di 4 scienziati del CNR di Bari ed uno dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista scientifica Heritage, 11 aprile 22, il quale, dopo il confronto di un campione della sindone con un campione degli scavi archeologici di Masada, 55-74 d.C., riferisce testualmente: il tessuto della sindone di Torino è molto più antico dei 7 secoli proposti dalla datazione a radiocarbonio del 1988. I risultati sperimentali sono compatibili con l'ipotesi, sentite, qui dice ipotesi, vedete com'è appropriato il gergo scientifico qui? I risultati sperimentali sono compatibili con l'ipotesi che la sindone di Torino sia una reliquia di 2000 anni, come supposto dalla tradizione cristiana. Ci basti per la scienza oggi. Andiamo un po' alla storia dell'arte. E qui completiamo un po' il quadro bellissimo che è stato fatto oggi pomeriggio, lo integriamo e magari, chissà, un domani potremmo fare un incontro parallelo tra l'arte del crocifisso e il crocifisso sindonico, sarebbe veramente una bella esperienza. Comunque andiamo avanti oggi per un altro binario che corre parallelo, ma insomma è un treno autonomo stasera. Risulta fortemente evidente come la sindone possa aver influenzato le raffigurazioni artistiche del volto di Gesù. Vediamo alcuni particolari dettagli. La colata di sangue a forma di tre rovesciato si ritrova rappresentata spesso nel ciuffo dei capelli del Cristo. Troviamo spesso un tratto distintivo sulla fronte, le tracce a quadrato e a triangolo sopra il naso, gli zigomi contusi, i baffi, la barba bipartita, i capelli lunghi, in special modo da un lato, l'ammaccatura al di sotto dell'occhio e gli occhi spalancati. Sono tutti tratti che in determinate icone, forse in quasi tutte, le ritroviamo, e guarda caso sono tratti peculiari proprio della sindone. È probabile o possibile che la matrice di questi volti di Cristo sia la sindone? Ho usato possibile e ho fatto la domanda. Anche in quest'altra immagine, che risale a fine del XII secolo, e parliamo di 1192-1195,
Carbonio 14 era la forbice 1260-1390. Qui abbiamo l'immagine del 1192. Cosa troviamo? La riproduzione generale della figura del Cristo deposto richiama fortemente l'intera parte frontale dell'uomo della Sindone. C'è la colatura di sangue a forma di tre rovesciato, la traccia dei capelli lunghi che scende all'altezza della spalla. Guardate la forma della bocca, dei pettorali, delle braccia incrociate, delle mani sovrapposte in cui i pollici sono assenti. Quando mai un pittore avrebbe fatto un Cristo senza pollici? Ma l'uomo della Sindone non ce li ha i pollici. Poi lo vedremo perché, probabilmente qualcuno già lo sa. La lavorazione del tessuto, guardate dall'altra parte, a spina di pesce, che è il tratto peculiare della tessitura proprio della Sindone, il richiamo alle macchie di sangue, due rivoli di sangue e dulcis in fundo, ve le ricordate le bruciature a forma di L? Guarda un po', stanno proprio qui. Te mi dici come il miniaturista, insomma, come gli poteva balenare in testa la figura delle bruciature L se non aveva visto una matrice? Sempre lasciamo come domanda. Qui siamo negli anni 1192-1195, quantomeno di qualche secolo siamo andati un po' indietro rispetto al radiocarbonio. Allora, non è di Gesù Cristo, ma non è del 1260. Regrediamo un pochino. Ecco un possibile percorso che potrebbe aver compiuto la Sindone nel corso dei secoli, partendo da Gerusalemme fino ad arrivare in Europa. Su questa slide potremmo starci un'intera conferenza perché tra leggenda, mito, documenti storici, riletture anche a livello iconografico, eccetera, sarebbe molto bello, ma ci basti la slide, giusto che tracci un possibile percorso. E qui chiudiamo il primo blocco, diciamo l'inquadramento generale della Sindone. Dalle analisi scientifiche risulta che la Sindone ha avvolto certamente un cadavere. La figura di questo cadavere impressa sulla Sindone viene identificata tecnicamente con la menzione uomo della Sindone. Tuttavia è da notare con fermezza come le sofferenze che ha subito quest'uomo della Sindone, così come risultano dalle analisi tecniche del lenzuolo sindonico, coincidano esattamente con quanto descritto nei Vangeli in merito alla passione e morte di Gesù. L'uomo della Sindone, infatti, risulta gravemente flagellato, sia sulla parte dorsale, sia su quella frontale. Prego. Il flagellum, perché noi abbiamo il flagellum romano, quindi con queste cose come rappresentato nel gipso, oppure una cosa più leggera? Allora, infatti lo strumento adoperato principalmente è il cosiddetto flagrum romano. Allora, diversi studi hanno potuto rilevare dei possibili interventi anche di altri strumenti. Quindi non solo un flagrum, che era tipo un manico, diciamo, di legno, con delle fettuccine in cuoio, dove agli estremi c'erano o dei piombini, quindi fatti a manubrio, come quelli rappresentati lì, oppure dei pezzettini di osso piuttosto che di metallo, servivano per scarnificare effettivamente. Altri studi hanno ipotizzato, sembrerebbe anche dalle loro analisi così, intervento di altri strumenti, per esempio una cosiddetta scutica, cioè un bastoncino, bastoni tipo un frustino, addirittura qualcuno dei bastoncini tipo a forma di rastrellino, una cosa del genere. Però ecco, tante volte bisogna stare sempre molto attenti a un fenomeno che si chiama pareidolia, cioè in fondo queste analisi sono state fatte su foto ad altissima risoluzione con contrasti eccetera, quindi bisogna prenderli sempre con molta delicatezza. È bene far presente che ci sono degli studi che hanno rilevato anche una pluralità di strumenti, però principalmente lo strumento adoperato è un cosiddetto flagrum romano, insomma questo strumento qua.
Per quanto concerne la rappresentazione di Mel Gibson, allora, personalmente è il film più bello che io abbia mai visto su Gesù Cristo, ma è un film. Quindi nel film c'è parte di dato storico barra scientifico, parte di romanzo, parte di interpretazione del regista, quindi va preso con cautela, nel senso che Mel Gibson ha preso dati storici, dati mistici addirittura, chiaramente li ha adattati anche a una forma cinematografica, quindi io lo sento da studioso della sindone, nonché da cattolico, a me piace, ecco, focalizziamo sull'aspetto scientifico-storico, io lo sento vicino all'esperienza che ha vissuto l'uomo della sindone. Poi, che sia stata effettivamente, realmente, così come rappresentata da Mel Gibson, non voglio essere categorico, però diciamo che la partecipazione emotiva che offre questo film riesce a fare immedesimare in maniera molto profonda e direi vicina, prossima a quello che effettivamente possa essere stato l'esperienza di sofferenza di Gesù. Questo sì. Procediamo. Sull'uomo della sindone risultano all'incirca 120 colpi da flagellazione. Egli ha subito questa flagellazione integralmente nudo. Ci sono i colpi di flagello sui glutei. L'uomo della sindone risulta essere stato incoronato da un casco di spine sulla testa, il quale gli ha provocato all'incirca una cinquantina di ferite. Spine molto simili a queste qui. L'abbiamo accennato questo. Sulle spalle dell'uomo della sindone risulta la traccia del patibulum, ovvero la trave orizzontale della croce. Dopo l'emanazione della condanna a morte, il patibulum veniva caricato sulle spalle del condannato alla crocifissione, il quale lo portava fino al luogo dell'esecuzione, luogo in cui si trovava già piantato lo stipes, termine latino col quale si indica il palo verticale della croce. Quindi Mel Gibson porta il patibulum o la croce? La croce, magari sulla flagellazione è più prossimo, ma nella, noi la chiamiamo via crucis, in gergo tecnico è deductio, la via verso il luogo dell'esecuzione è altamente probabile, allora l'uomo della sindone ha portato il patibulum, è altamente probabile che Gesù abbia portato il patibulum e basta. No, l'intera macchina crucis, insomma. Un'altra domanda. Prego. Io nel 78... Per te sto facendo delle eccezioni, eh. In altre conferenze avrei detto, guardi, stia zitto, perché abbiamo la pausa, prego, scherzi. Nel 78 ho visto uno studio della NASA dove diceva che a causa del patibulum, sì, Gesù, durante le cadute, ha avuto... Si è avuto delle percosse delle tumefazioni sul naso e sull'occhio, risulta questo? Allora, lo vedremo tra poco che il volto dell'uomo della sindone risulta decisamente scomposto. Chiaramente hanno contribuito colpi di bastone, effettivamente ci sono delle tracce di colpi di bastone, ma sicuramente cadute, e lo stavo, infatti me l'ho anticipato. Questi portavano questa trave che stiamo sui 25 kg più o meno, insomma, così pesava sulle spalle, tra l'altro di una persona che aveva già subito una flagellazione, quindi c'era già una persona in uno stato di alta sofferenza. Portare un palo di quella portata, tra l'altro legato sulle spalle, camminando a Gerusalemme, che era anche un tragitto abbastanza sconnesso, delle viuzze piccoline eccetera, sarà caduto sicuramente, anzi per i romani la caduta faceva parte del piano base della crocifissione, era bene che qualche cadutina la facessero, insomma, quindi perché contribuiva un po' ad aumentare la sofferenza del condannato e per loro l'ilarità, è una parte fondamentale per il soldato romano, l'ilarità all'interno di un contesto di condanna a morte, ecco. Chiaramente i romani dovevano stare bene, quindi il volto dell'uomo della sindone probabilmente è anche tumefatto, anche
molto probabilmente a causa di cadute, questo sì, hanno contribuito. Stavo dicendo, chiaramente i romani dovevano stare attenti a divertirsi. Prima ho citato i promessi sposi, mi richiamo, Ferrer diceva adelante Pedro con juizio. I romani dovevano divertirsi con juizio, perché se quel povero Cristo, in senso generale, condannato a morte per crocifissione, moriva lungo la deductio, via crucis, ma la condanna era morire in croce, su quella croce già andava il soldato, perché quello doveva morire in croce, la sentenza del magistrato era ferrea, rigorosa, insomma. Quindi, sì, cadi, però, insomma, tant'è vero che Gesù, che era al limite di morte lungo la deduxio, cosa è successo? Chi l'ha presa? Perché se moriva lungo la croce, il soldatino ci andava lui, quindi Gesù era, qui parlo di Gesù Vangelo, era malconcio, altrimenti il romano non avrebbe concesso questa grazia, no, se lo doveva portare fino alla fine. Quindi anche le prediche dei sacerdoti del Venerdì Santo, Cireneo, atto di pietà dei soldati, ma cosa? Era un atto di ferocia. L'intervento del Cireneo è un atto di ferocia, perché molti, anzi tutti i cruciari, cioè i condannati a morte per crocifissione, ci avrebbero messo la firma a morire di trauma cranico per strada, perché stare in croce era peggio che morire di trauma cranico. Eh no, invece il romano, eh no, troppo comodo morire qui. Primo, perché dopo ci vado io lassù. Secondo, te soffri poco. Io in altri contesti ho fatto conferenze solo sulla passione di Cristo, di Gesù secondo la Simene. Oggi chiaramente tocco, non posso toccare tutto, adesso vi do dei flash a braccio. La crocifissione, il rito della crocifissione, prendetelo tutto al contrario. Cioè, quello che vi sembra un atto di pietà era un atto di crudeltà e viceversa. Esempio, i chiodi era un atto di pietà o crudeltà? Paradossalmente l'unico atto di pietà, se proprio lo vogliamo trovare nella crocifissione di Cristo, è l'uso dei chiodi. Perché le corde sembrerebbero, che pietà, ma con le corde quello stava 4 giorni in croce, con tutte le implicazioni morali, quindi disprezzo morale, degrado morale, in croce si facevano i bisogni anche addosso, quindi figuratevi che vergogna, e le varie implicazioni di carattere fisico, naturale, erano sanguinolenti, maciulenti, con le ferite putride, quindi gli animali che beccavano morivano o di asfissia oppure anche rotti dal morso degli animali, quindi c'era proprio un disprezzo dell'uomo. Quindi se lo mettevano con le corde è un atto di pietà? No, è un atto di ferocia, perché lo portavano all'esasperazione. Il chiodo invece, paradossalmente, aumenta il dolore, aumenta il dissanguamento, tra l'altro di un soggetto già abbondantemente dissanguato, muori subito, soffri un po' di più, però muori. Tant'è vero che Pilato si meravigliò che fosse già morto. Ma l'hai risposto tu, caro Pilato, non lo sapevi? Vabbè, chiudiamo le parentesi, faremo un'altra conferenza sul Vangelo, oggi andiamo avanti, insomma. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Giunti sul luogo dell'esecuzione, sul patibulum venivano legati o inchiodati gli arti superiori. A destra abbiamo la parte dorsale dell'uomo della sindone, mentre a sinistra abbiamo un crocifisso sindonico, esattamente rispondente a quanto è impresso sulla sindone. Il patibulum è disposto diagonalmente perché da un lato era legato alla caviglia del condannato. Infatti, se c'erano più condannati alla crocifissione, questi camminavano fino al luogo dell'esecuzione legati tra loro, di modo che non potessero fuggire e affinché fossero favorite le loro cadute, aumentando così nei riguardi di costoro lo scherno e il maltrattamento. Erano legati tra loro, come ho detto, e ciascuno comunque era legato anche al proprio patibulum. Difatti, sul volto dell'uomo della sindone risultano anche i seguenti segni.
segni proprio di cadute. Tra l'altro Monsignor Ricci, che è un grandissimo studioso della sindone, ne evidenzia proprio tre. Così come chiaramente nel Vangelo, quante volte è caduto Gesù? Più forte. Quante volte è caduto Gesù nei Vangeli? Non dice, è la tradizione. Zero. Zero, come il voto che diamo a loro. Ma scherzo. Zero. È una pia tradizione che è concretizzata nella devozione pia della Via Crucis. Ma zero. Non ne risulta. Stasera andatevi a rileggere. Matteo 27, Luca 23, Giovanni 19 e Marco 15. Trovate se c'è qualche traccia di caduta. Se c'è, mi chiamate che integro la slide. Va bene? Zero. Però è indubbio che chiaramente portando la croce con quella struttura e con quell'architettura sia caduto. Andiamo avanti. Alleggeriamo un po', chiaramente, altrimenti qua... La fiata della spalla... Eh? Sì. Allora, chiaramente io ve lo farò vedere adesso. L'uomo della sindone ha due ferite molto forti sulla zona scapolare destra, sovrascapolare destra e scapolare sinistra, proprio in diagonale, proprio la traccia dove calcava in maniera più forte proprio il patibulum. Giusto per fare un riferimento mistico, sapete qual era la ferita più dolorosa di Padre Pio? Alla destra, e guarda caso coincide proprio con la ferita sovrascapolare destra dell'uomo della sindone. Andiamo avanti. Sul volto dell'uomo della sindone risultano anche i seguenti segni: segni di bastonate, fuoriuscita di sangue e saliva dalla bocca, tormenti sul labbro e mento, è evidente proprio la barba strappata, e c'è la deviazione della pinna nasale, probabilmente anche a causa dei contributi delle cadute. Anche sul ginocchio sinistro dell'uomo della sindone c'è traccia di una caduta. Guarda caso sul ginocchio sinistro, che era proprio dove pendeva il patibulum a sinistra. Così come sopra la caviglia dell'uomo della sindone ci sono le tracce della legatura del patibulum durante la deduzio, bene, la Via Crucis. L'uomo della sindone, questa slide, io tanto c'ha le riprese, se vedrà anche le riprese di altre mie conferenze che sono online, dico sempre questo, la tolgo, basta, non la metto più, perché era inchiodato sul polso? Ecco. Tanto qualcuno c'è se... Ecco, l'uomo della sindone risulta inchiodato non nel palmo, ma all'altezza dei polsi, questo per far sì che il corpo fosse fissato in maniera solida e stabile alla croce. Inchiodare il condannato nel palmo, infatti, comportava il rischio che la mano fissata in tal maniera non riuscisse a reggere il peso del corpo. Ecco, allora dice, allora tu hai citato Padre Pio, San Francesco, dove ce l'aveva il chiodo? Nel palmo, quindi chi c'ha ragione, Gesù Cristo? O l'uomo della sindone o Padre Pio, tutti e due. Direte, perché? Perché è bene prendere gli episodi di mistica come mistica, non come scienza. La mistica, sostanzialmente, adesso non facciamo un approfondimento estremo, è una rappresentazione del divino, ma diciamo con il contributo dei canoni e delle percezioni del soggetto al quale viene rivolta questa esperienza. Esempio, se io ho fin dalla mia infanzia, non so, dai miei studi, dalle mie formazioni, dalla mia tradizione, che Gesù Cristo ha il chiodo nel palmo, se mi compare un fenomeno mistico che c'è il chiodo qua, dico, aspetta, questo non è Gesù Cristo, chi è qua? Chi è questa stigmata di chi è? Se Cristo, non so se è chiaro il discorso, quindi deve essere un discorso confacente anche alla capacità di percezione del soggetto che riceve l'esperienza mistica. Quindi la mistica va presa, va analizzata, va considerata in quanto mistica, non in quanto scienza. Dopo, se qualche volta coincide, bene. Se non coincide, chiaramente bisogna far portare in ballo il fatto che c'è la percezione del soggetto che la riceve. Per esempio, a me hanno fatto notare che in Natuzza Evolo,
Lei, per esempio, la stigmata ce l'aveva invece proprio nel polso, e dicono che lei fosse a conoscenza della sindrome. Poi, ecco, magari, non so, se ce l'avrai tu, dopo stasera sicuramente ce l'avrai sul polso, perché sei informato. Bene. Anche i piedi dell'uomo della sindone risultano inchiodati. Dall'analisi del telo sindonico si può riconoscere l'utilizzo di due chiodi. L'abbiamo visto anche sui crocifissi di oggi pomeriggio. Sono quelli con uno, ma anche con due. L'uomo della sindone molto probabilmente risulta inchiodato con due chiodi, non con uno. Il primo messo in questo modo e il secondo messo in questo modo qui. Anche perché l'uomo della sindone è fissato in croce solo con i chiodi, senza l'uso di corde, nel senso che sulle braccia dell'uomo della sindone, vedete, nella caviglia risulta proprio l'impronta della corda, sulle braccia no. Quindi, molto probabilmente, non è stata usata una corda, solo retto con i chiodi. Quindi anche in questo caso lo risulta anche da una ferita, non approfondisco, ma anche per la ragione del fatto che l'uomo della sindone doveva reggersi solo con i chiodi, è molto probabile che ne fossero quattro. Polso, piede destro e piede sinistro che si inchioda sul piede destro. Sul pedaneum non ce l'ho messo, ma nei vari crocifissi oggi l'abbiamo visto, l'uomo della sindone non è stato utilizzato il suppedaneum, è stato proprio inchiodato allo stipes. Questo risulta sia dal... Sì, dimmi. No, risulta dal fatto che l'uomo della sindone è in pieno stato di rigor mortis e il suo piede è proprio schiacciato, quindi è effettivamente appiattito. E questo ci fa riflettere anche su un altro fatto: il suppedaneum nella crocifissione romana è entrato nell'uso nella seconda metà del primo secolo. Quindi questo tizio qui fa parte di una crocifissione della prima metà del primo secolo dopo Cristo, o quantomeno prima della seconda metà del primo secolo. Quindi sono dettagli che, insomma, possono avvicinarsi ad una identificazione. Prego, Nicola. Niente, io volevo fare un paio di mie osservazioni. Andiamo avanti. La crocifissione romana usualmente avveniva seguendo queste quattro sequenze. Gli esecutori, anzitutto, l'abbiamo visto, legavano o inchiodavano gli arti superiori del condannato al patibulum. Poi che succedeva? Elevavano il condannato così fissato. E qui c'è adelante Pedro con juizio. Prima di completare la crocifissione, spesso gli esecutori lasciavano che il condannato rimanesse sospeso per qualche minuto, fissato solo negli arti superiori, lasciando che il suo dolore, ovvero la sua respirazione, arrivassero all'esasperazione. Quindi legavano o inchiodavano i piedi allo stipes. Dallo studio delle direzioni delle colate di sangue presenti sull'uomo della sindone, il quale è stato inchiodato nei polsi e nei piedi, è stato possibile dedurre come costui abbia subito con buona probabilità tutte e quattro queste sequenze così ordinate. Così come è stato possibile dedurre come certamente, qui possiamo andarci, l'uomo della sindone durante il tempo in cui rimase inchiodato alla croce abbia assunto alternativamente sia la posizione di accasciamento, chiamiamola fase di riposo, sia quella di sollevamento, chiamiamola fase di respirazione, in cui eventualmente era possibile anche poter parlare, ovvero gridare. Quindi Gesù è morto in quale stato? Ha gridato. Perfetto. Questa è la visione frontale del crocifisso sindonico visto in precedenza da dietro, il quale, come ho detto, richiama esattamente quanto è presente sulla sindone. Molto più brutti, Nicola, di quelli che hai fatto vedere tu, eh? Però, insomma, diciamo che è un... Dove sta? È andato via. Si è arrabbiato perché io... Ah, dove? Bene, no, stavo dicendo, vedi, c'è una fisionomia molto più brutta, ma diciamo è un crocifisso tendenzialmente scientifico, azzardiamo questo qua, quindi un po' più
brutto, bruttino così, però ecco, è scientificamente adattato e adeguato alla sindone. La ferita al costato, vedi, questa è un'altra nota, non tutti i crocifissi venivano forati al costato, ma guarda caso, mi sono dimenticato un'altra cosa, il professor Barberis, un professore, uno scienziato con S maiuscola, ha fatto un'analisi probabilistica sul fatto che l'uomo della sindone è probabilmente, in base a dei vari dettagli, Gesù Cristo. Se vuoi te la mando, c'ho la tua mail e tutto. E lui ha fatto delle probabilità scientifiche e alla fine è venuto fuori che l'uomo della sindone, con un'analisi probabilistica in senso stretto, scientifica, altri non può essere, coincidono troppe cose. La ferita al costato, che risulta chiaramente evidente sull'uomo della sindone, nella quale è presente il sangue separato dal siero, non scendo nei dettagli, beccatevela così, poi sono le chiavette se volete, certifica come il corpo involto nella sindone fosse certamente quello di un morto. Noi, se qualcuno ci ferisce, il sangue non è separato, solo in un morto si può separare il sangue. E ci suggerisce la sua probabile causa di morte, la rottura del cuore. Prendetevela buona, ma non approfondisco, magari, o se c'è qualche domanda oppure in un'altra conferenza approfondiamo. A sinistra vediamo una ricostruzione del corpo della sindone così come venne deposto nel sepolcro. A destra vediamo la parte frontale dell'uomo della sindone in negativo, cioè con l'inversione dei chiaroscuri e con l'inversione destra-sinistra rispetto all'originale in positivo. La sindone, da quanto abbiamo detto, non solo ha avvolto certamente un cadavere, ma ce lo mostra e ce lo descrive. Cadavere questo in cui si ritrovano decisamente i racconti evangelici della passione e morte di Gesù di Nazareth. Tuttavia, dalle analisi scientifiche effettuate sulla sindone emerge anche un altro fatto. Attenzione, il cadavere che fu involto nella sindone, questa è la scienza che lo dice, rimase dentro questo lenzuolo solo per poche ore. E il contatto tra il cadavere e la sindone è terminato senza alcuna manomissione. Esplicitiamo. Dal grado di ridiscioglimento del sangue coagulato, dal rigor mortis in cui l'uomo della sindone è chiaramente ancora fissato, dall'assenza di qualsiasi traccia di putrefazione, si deduce che il cadavere che era involto nella sindone rimase dentro questo lenzuolo tra le 36 e le 40 ore. Guarda caso, le 40 ore sono le celebrazioni di Gesù nel sepolcro. E il sangue decalcatosi sulla sindone non è sbavato. Segno che nessuno ha mosso o trascinato via il cadavere. Resta inspiegabile come il contatto tra cadavere e lenzuolo si sia interrotto senza alterare i decalchi che si erano formati. Facciamo un po' di pausa, prima parte. Era questo il tempo per le domande, eh? Bene? Però va bene. Se volete chiaramente fare domande va benissimo. Oppure ci prendiamo due minuti, un attimino metabolizziamo insomma, i vari input che vi ho dato. O se vogliamo andare avanti io vado, perché capisco che magari uno è un po' bombardato.